Guardatela bene. Guardatela bene. Allora, lungi da me esprimere un pensiero su quel che sta succedendo a Gaza, sul discorso fra israeliani e palestinesi. Il cui conflitto è roba troppo complessa e delicata, con colpe da entrambe le parti, per amor di Dio, colpe storiche, rivendicazioni da ambo le parti, per l'amor di Dio. Tant'è vero che ultimamente mi sto documentando sull'argomento. Un argomento molto scivoloso, sul quale è facile cadere nel pregiudizio altrui, altrui, non mio. Io del pensiero politico di David Parenzo condivido non zero, ma siamo lì. Io sono un iscritto di Fratelli d'Italia. Penso che qua molti lo sanno, del pensiero di David Parenzo sull'Europa, sulla politica, sulla Russia, sui vaccini, su tante robe. Condivido praticamente zero con lui. O perlomeno nella maniera di esporre certi concetti. Ah, piccola premessa, questo video non sarà monetizzato. Non sarà monetizzato. Lo dico. E non sono neanche contro la satira, esiste dalla notte dei tempi ed è giusto che ci sia. E anche su quella vignetta che avete visto, postata, pubblicata dal Fatto Quotidiano, io onestamente non avrei poco, avrei poco o nulla da obiettare se non fosse per un fatto. D'accordo, le tesi di Parenzo sono, anche per discorsi familiari, personali suoi, sono chiaramente sbilanciate da una parte sola. Chiaramente sbilanciate da una parte sola. Questo deve essere chiaro. Però i filo israeliani in Italia ce ne ha bizzeffe. C'è praticamente tutti i giornali di centrodestra. Praticamente. Altri che so, molti del Corriere, giornalisti statunitensi spesso ospitati nei nostri talk, che io non guardo più perché è veramente tutta una recita. Fra tutti questi, e ce ne saranno un centinaio a volerli contare, conosciuti o meno, perché metterci proprio David Parenzo? Perché proprio David Parenzo? Forse perché è ebreo? Eh? Per screditarlo, per dire tu sei ebreo, il tuo parere non conta? Forse è quello il motivo. E dove sta scritto che essere ebrei vuol dire essere per forza queste robe qua? Io, anche la stessa storia dell'ebraismo, sionismo, queste cose qua, sono robe talmente delicate, talmente serie di cui parlare, che io ci scherzerei molto poco. E lo dico io. Da militante di destra, lo dico io, da militante di destra, che come tutti abbiamo iniziato con l'estrema destra, poi si cresce nella vita. Anch'io su questa storia dell'ebraismo, io so, ci voglio vedere chiaro tuttora, però quando io vedo una roba dove c'è Israele e Palestina, un giornale che un giornale che
preso determinate posizioni legittime, per l'amor di Dio. Però, fra tanti che sono dalla parte di Israele, fra tanti che ce n'è, perché fare proprio la vignetta su Parenzo? Per screditarne l'immagine? Perché è ebreo? E ha fatto bene David a quanto pare a rispondere: non ce l'ho con loro, quando vogliono venire vengano in trasmissione, perché lui adesso conduce l'aria che tira sulla 7 Parenzo. Però alla fine si è lasciato dire. Poi, quando si tratta del giorno della memoria, facciamo le paginate di giornale. Questa è una risposta da applausi. Io sto con David Parenzo in questo caso, fermo restando che sono temi talmente delicati: il giorno della memoria, la questione di Liliana Segre, l'olocausto, le leggi razziali, l'antisemitismo, il nazismo. Sono cose talmente, argomenti talmente scivolosi che bisogna avere un minimo di cervello per affrontarli. E soprattutto non vanno prese per compartimenti stagni in certe tesi, vanno maneggiate con cura. Maneggiate con cura, perché è facile scadere in altre cose. Io sto con David in questo caso, perché fra tanti giornalisti hai messo proprio me, che sono ebreo. Io questa roba la trovo di una potenziale gravità inaudita. Con tutti, perché state vedendo cosa sta succedendo in Francia, no? Lo state guardando, no? No, perché ribadisco, io del pensiero di David Parenzo condivido quasi zero, zero, in moltissimi casi, zero del pensiero di David Parenzo. Ma in questo periodo mettere gente all'indice, ecco perché io li chiamo lotta continua 2.0, mettere gente all'indice, anche se siamo in Italia, il paese del Lodomoro, intendiamoci, intendiamoci, francamente anche no, perché purtroppo il pazzo si trova sempre, con tutti questi immigrati che stanno sbarcando, il pazzo prima o poi lo trovi. Il pazzo, la pazza, come è accaduto in Francia ieri, mi sa, prima o poi lo trovi. Vedete, ragazzi, ora a parte, uno può essere d'accordo o meno con David Parenzo, ma questo modo qua di far giornalismo vuol dire mettere all'indice la persona. A volte ci si deve ricordare che oltre a David Parenzo ci sta una moglie e quattro bambini. Mi sa che ne ha quattro. Mi sa quattro bambini. Quindi questi bambini cresceranno, anche loro di religione ebraica. Quindi io penso che oggi sia, con questa vignetta, sia stata toccata una delle peggiori pagine del giornalismo italiano. Ribadisco, questo video non sarà monetizzato. È un video di solidarietà a David Parenzo, del quale ribadisco ancora una volta: non condivido manco una virgola del suo pensiero politico. Mi è molto simpatico come persona. Con la Zanzara ha rivoluzionato la radio insieme a Cruciani, perché c'è una. È inutile negarlo, la Zanzara è molto più seguita da quando c'è Parenzo, con tutto il rispetto per Telese, molto più seguita, con le sue frasi deliranti, tutto quello che volete. Ma quando si parla di ebraismo, di Palestina, di Israele, di Jihad, di Islam e tutte queste robe qua, signori, andiamoci piano, perché a furia di gettare tizzoni di sigaretta, prima o poi si scatena un incendio. Ok? Tutto questo confermo.
per quel che possa valere, la mia piena solidarietà a David Parenzo. Io sto con David. Iscrivetevi al canale.